toni scanzonati e strizzatine d'occhio, il biglietto da visita con cui la settimana della moda di Tokyo ammicca all'Occidente. Ad aprire le danze, la nuova collezione del marchio thailandese Sretsis. La ragione per cui partecipiamo alla settimana della moda in Giappone risiede nel fatto che da 3-4 anni abbiamo un partner giapponese. Il mercato qui cresce in fretta e le potenzialità sono enormi. Ritengo quindi che essere presenti qui per Sretsis sia un'ottima opportunità. In controtendenza rispetto alle sorelle terribili della moda Thai, che qui hanno trovato un terreno di conquista, le nuove generazioni di stilisti giapponesi sognano invece il grande salto che li porti a calcare le passerelle del vecchio continente. Passo dopo passo, dice lo stilista di casa Mitsuru Nishizaki, di certo nel futuro sarebbe straordinario arrivare a presentarsi anche sul mercato internazionale. Rivestire di modernità la tradizione giapponese è la sfida che Takashi Kizawa ed Emiko Sako si sono lanciati per la collezione autunno-inverno del marchio Dressed and Dressed. Modelli androgini e identità sessuali sfumate, la grammatica che il duo giapponese adotta per declinare il verbo di un minimalismo che trova nel kimono dei padri le sue linee ispiratrici. Ho voluto trasporre i temi giapponesi tradizionali in qualcosa di nuovo e di moderno, e per questo ho fatto ricorso ai canoni e alla sensibilità della mia generazione. Una purezza di linee e colori dal sapore algido e straniante che Tokyo premia con un'accoglienza da star.